È stata un'esperienza prima di tutto molto umana, perché c'è stata comunque una crescita molto appunto umana, e poi anche a livello professionale ho acquisito comunque diverse competenze che mi serviranno per un futuro lavoro. Il rapporto, dato che sono comunque abituato comunque a rapportarmi con persone di una certa età e non autosufficiente, ho iniziato comunque un po' di non so comunque come rapportarmi. Poi ho capito che la mia soluzione era comunque essere se stessi, essere naturali, e dopodiché mi sono trovato molto bene con loro e continuo a trovarmi bene. È un'esperienza bella, significativa, importante. E un consiglio che posso dare è di stare un po' tranquilli, che magari uno pensa è un'esperienza comunque difficile, cioè un'esperienza faticosa ma non difficile. Perciò comunque stare tranquilli, che comunque con il tempo uno può benissimo stare bene con gli anziani e stare comunque in modo proficuo, ecco, e crescere insieme soprattutto, che non si impara comunque tanto dagli anziani, ecco. Perciò è un'opportunità, ecco, per me infatti è stata un'opportunità. Il servizio civile è utile per noi e per loro. Per loro è il primo impatto con la realtà, e avere un impatto con la realtà umana è sempre impegnativo, e presuppone la formazione che avviene scambievolmente. Noi riceviamo da loro l'assistenza, l'attenzione, la presenza continua, e da parte nostra cerchiamo di dare quello che abbiamo avuto nella vita, e loro può essere esperienza futura. All'inizio sono partita con molto entusiasmo e poi mi sono resa conto che non era proprio una passeggiata, però adesso che si inizia a vedere la fine, già inizio a sentire la mancanza, ogni tanto li guardo e penso, oh no, sto per finire. 12 mesi di relazione è difficile di dimenticarseli così. Non arrendetevi alla prima difficoltà, perché tanto ce ne saranno tante nel corso di 12 mesi, però si supera tutto, e soprattutto sono molti di più gli aspetti positivi che le difficoltà che incontrerete nel corso del percorso. Per partecipare al bando i ragazzi possono consultare anche il nostro sito www.fontenuovo.it, dove possono scaricare la domanda di partecipazione, dopodiché verranno contattati per effettuare una selezione e poi in base alla graduatoria verranno chiamati a svolgere il servizio. La domanda va presentata entro il 28 di settembre. Va presentata o manualmente portata qui alla sede della nostra fondazione in via Enrico Dal Pozzo 61, ogni giorno fino alle 12, e poi il 28 settembre fino alle 18, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di invio. E anche tramite PEC. A Perugia sono 4 posti presso la residenza protetta Fontenuovo in via Enrico Dal Pozzo 61, più 2 posti presso la casa di quartiere Sant'Anna in via delle Fonti Coperte 38D, poi 2 posti presso la residenza casa Ridolfi Galassi di Purello nel comune di Fossato di Vico, 2 posti presso la residenza protetta Casa Maria Immacolata di Marciano.